Ragazzi, a volte ritornano e oggi parliamo di lei, la nuova Nikon Z8, finalmente lato video, sigla. Ciao a tutti ragazzi, bentornati qui sul canale. Finalmente dopo anni di assenza siamo tornati a parlare di Nikon. Dopo per quanto mi riguarda un percorso molto tortuoso di Z62 Z72 per quanto riguarda l'aspetto video ed è questo di cui parleremo oggi, finalmente Nikon è tornata alla carica con una macchina che è nel 2023 e sono veramente veramente felice. Dopo Z9 ovviamente che occupa un suo posto nel mondo delle ammiraglie, Z8 è finalmente una macchina, passatemi il termine per tutti, ma ci arriveremo con calma. Finalmente ho potuto provarla, metterci mano e parlarvene in questo video. Come sempre, vi ricordo di lasciare un like e iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Commentate qui sotto e io ringrazio Nikon Italia per la fiducia di averci dato questa macchina ormai per più di un mese per poterla veramente testare e comprendere appieno quello che questa Z8 vuole essere. Non farò una recensione completa, non entrerò nei micro dettagli perché c'è un mondo e secondo me questa è la prima volta anche che Nikon esplora mondi differenti rispetto ai modelli precedenti. Ma vorrei fare con voi una chiacchierata per poi magari tra qualche mese riprovarla, magari con qualche update firmware di cui sicuramente ha bisogno per arrivare poi a un discorso definitivo. Perché questa è una camera definitiva per quanto mi riguarda, soprattutto per un determinato gruppo di possibili utenti, ma allo stesso tempo ha tante cose che ancora vanno migliorate. Ma cominciamo un attimino come sempre dal design, perché è effettivamente un nuovo body. Nikon è tornata a progettare corpi seri, corpi che effettivamente raccontano qualcosa. E questa Z8, benché pesi più di 900 grammi, è una macchina veramente veramente figa da tenere in mano. Mi sono davvero divertito, io non ho mai amato i corpi Nikon, non ho mai avuto Nikon, a differenza di Manu, ma con Z6 e Z7 togliendo il grip che era fantastico non avevo mai trovato una soluzione effettivamente che mi piacesse in mano. Questa Z8 te la porti dietro volentieri benché sia una macchina quasi appunto da un chilo è stata costruita veramente bene e qui la capacità di Nikon di costruire corpi macchina si vede. Questa ragazzi è una mini D850 molto più bilanciata per quanto mi riguarda con finalmente tutto quello che serviva nelle posizioni giuste. Per quanto a me manchi la ghiera posteriore che qui è solo di pad, devo dire che mi sono trovato alla grande. Il monitor è costruito strabene con questa nuova apertura che Nikon ha progettato Super interessante. Peccato, forse, per il monitor che non diventa anche selfie che poteva tornare utile magari a chi decide di comprarla anche per creare contenuti perché ci può anche stare per questo tipo di utilizzo. però devo dire che la costruzione è veramente una delle più solide del mercato. Simile a quello di R5, ma comunque molto più interessante per quanto mi riguarda, dal punto di vista proprio dei materiali utilizzati. Le altre cose che mi sono piaciute, ovviamente, sono il monitor sopra che ho sempre trovato abbastanza utile, soprattutto per chi magari fa riprese dall'alto e deve controllare bene i dati. Benché da videomaker ho tutto quanto sullo schermo. Tutto il resto mi è sembrato costruito. Veramente, veramente, molto bene. Troviamo la solita batteria di casa Nikon. Qualcuno si è lamentato che dura la metà di quella di Z9. Grazie. La Z9 c'ha un battery grip, pesa il doppio, questa no. Quindi, complimenti. Ma sicuramente la cosa che mi è piaciuta di più di tutta questa roba qua è il fatto che finalmente Nikon fa una cosa che nessuno ancora ha ancora pensato di fare svegliamoci ragazzi, cioè due ingressi USB-C, perché magari quando trasferiamo delle cose vogliamo anche caricare la macchina. Vero è che però un cavo è solamente trasferimento dati quindi se state facendo tethering la macchina non si carica. Si poteva fare un lavoro di fine usare due USB-C identici che portassero entrambi i dati, però devo dire che è un passaggio avanti e sicuramente un segnale che io vorrei dare a tutto il mercato. Ovviamente abbiamo HDMI standard e poi microfono ingresso delle cuffie per una macchina comunque completa sotto ogni punto di vista. Tutto il resto per quanto mi riguarda è è abbastanza disposto bene, ovviamente tutta questa ghiera qua laterale, nemmeno ghiera pulsantiera che Nikon ha, per quanto mi riguarda a livello video è un po' inutile benché ci sia il tasto WB, questa roba qua è impremibile per quanto mi riguarda, so che sicuramente i Nikonisti diranno è da sempre è stata così comunque è impremibile, non ha veramente senso questa roba qui, si poteva disporre meglio o pensare magari a una ghiera con più settaggi dato che comunque non abbiamo nessun tipo di ghiera per quanto riguarda le varie modalità come ad esempio tutti gli altri concorrenti ma allo stesso tempo lo switch foto e video è disposto in maniera molto molto interessante e la macchina risulta solida, anche la texture soprattutto del grip a me piace parecchio non entro nel merito dei vari problemi che stanno uscendo fuori, di uh, texture che si staccano, dei pirulini qua che escono fuori perché secondo me sono casi iperisolati ed è inutile andarsi a concentrare su magari due cose che succedono perché è più clamore da Twitter che tutto il resto. Unica cosa che non mi ha fatto impazzire ma capisco che fa parte di accordi probabilmente molto più lunghi con Sony che vende sensori a Nikon e quindi fa determinate scelte e obbliga determinate cose è l'aspetto delle CFB o CF Express. A me non piacciono per due motivi. In primis, sono gigantesche e costano un botto. La seconda cosa è che, ovviamente, uno slot CFB non può essere usato in nessun altro modo. Con l'avvento delle CFA che permette di avere doppio slot con doppie schede, quindi puoi montarci o una CFA o un SD. Ho preferito decisamente più quella scelta da parte di Sony, ma credo che per un bel po' Sony lo terrà come sua esclusiva per i propri corpi macchina e quindi ci dobbiamo accontentare. Chiudo con l'aspetto del mirino: secondo me un po' scarso rispetto a una macchina da 4000 euro e più, per il semplice fatto che è un mirino vecchio 3 milioni di punti e soprattutto la cosa un po' strana è che è un mirino da 1280 x 720 diciamo che mentre i competitor tirano fuori mirini da 9 milioni di punti con risoluzioni quasi a 2k mi sarei aspettato qualcosa di più e che il fattore di ingrandimento sia interessante guardarci dentro è veramente veramente figo avrei preferito un lavoro di fino e una scelta di un mirino un pochino più dettagliato però va bene lo stesso anche se in foto è migliore del video non so perché ma quando effettivamente lo mettete in modalità foto sembra più nitido non so se è un mistero o una cosa solo mia. Ma concentriamoci sull'aspetto video. Vi ricordo che Manu ha parlato dell'aspetto foto, quindi se volete sapere tutto quella roba lì, cliccate qua sopra. Per chi è qui e mi dice che questa è una macchina fotografica e quindi i video non sono la sua priorità, vi ricordo che in alto ci dovrebbe essere una X con il quale chiudere il video e... Semplicemente uscire dal canale. Topperia. Cerchiamo un attimo di capire che cosa ha fatto Nikon. Ha preso tutto quello che si poteva mettere dentro una camera e l'ha fatto. Questa macchina fa praticamente ogni cosa. RAW interno in 8K fino a 60 fps, 4K 120, la possibilità del ProRes RAW, insomma. Tutto quello che potete fare e che volete fare, lo potete fare internamente. Nessuna macchina della concorrenza, né su questa fascia di prezzo né oltre, se parliamo di fotocamere, può fare una roba del genere. E questa cosa qua, per me, è positiva sulla carta e a livello di marketing, ma nella vita vera ci sono alcune complicanze che non sono indifferenti. Partiamo dal concetto di ROP. Abbiamo sia il ProRes RAW, che per quanto mi riguarda è un formato tremendo, esiste, eccetera, ma potete usarlo apparentemente solo su Final Cut e va bene così, quindi schippiamolo, e abbiamo l'N RAW, proprietario di Nikon dopo i grandi casini con Red, ma che finalmente arriva effettivamente su DaVinci, perché se girate il RAW dovete colorare su DaVinci, proprio due cose connesse, perché altrimenti non ha senso proprio girare, che tuttavia si porta dietro una serie di complicanze. In primis ovviamente il peso, per girare 16 minuti vi servono 2 tera di CFB, che è una cosa fuori di testa e soprattutto la parte più problematica, a mio avviso, è che Nikon non ha lavorato benissimo in tutta la gestione dei codec, compressioni e quant'altro. Vi faccio un esempio pratico: Blackmagic, se girate in RAW, vi dà la possibilità di girare in RAW puro, in 5A1, 7A1, 8A1, 12A1, insomma di avere varie compressioni, proprio perché a volte la necessità di girare in RAW non è solamente un discorso di qualità, ma è un discorso semplicemente di potersi risettare magari in post determinate cose. Quindi uno può anche girare con dei file leggermente più compressi, ma comunque riuscire ad avere un buon poi lavoro in post produzione qui è semplicemente un o a o b o bassa o alta che non ha nessun tipo di parametro né nel bitrate né tantomeno in cose scritte all'interno della macchina e secondo me questo è un po' il problema principale che poi si riflette anche sull'h264 e sull'h265 poi potete scegliere se girare in 8 bit o 10 bit h264 8 bit senza sapere il bitrate il codec niente e h265 10 bit anche qui senza sapere se è in 422 420 se ci sono delle possibilità di scelta o meno Cosa che ad esempio, vi faccio proprio l'esempio lampante su A7R5, che la sua diretta competitor, è possibile fare. Scegliere All Intra, XVCS, XAVCHS, eccetera, eccetera, e poter poi scegliere se avere Full HD, 4K, eccetera, eccetera. Benché poi, entrando poi nei menu, abbiamo la possibilità di girare in oversampling, in subsampling, in tutti i vari formati, non dobbiamo switchare fra NTSC e Pal perché ci sono tutti quanti la macchina switch in automatico. Ci sono poi delle cose che effettivamente per dei videomaker che cercano determinate cose. Fanno la differenza. Io vorrei avere la possibilità di scegliere magari un bitrate più basso, ma comunque in 4K, rispetto a un bitrate più alto, ma in full HD. Sono piccole cose che, però, in un flusso di lavoro costante e giornaliero, fanno la differenza. Molto di più di avere un N-RAW interno. Ed è proprio qui che mi voglio concentrare. A differenza di S5.2 e di S5.2X, che hanno offerto RAW in due formati differenti, ma esterni, qui avrei fatto la stessa cosa. Un accordo con Blackmagic per offrire un b esterno sul monitor, anche perché. Oggettivamente parlando, face to face, ragazzi, chi usa RAW comunque userà un monitor esterno perché esporre correttamente il RAW, non avere false color, non avere il vetroscopio, non avere tutto visto grande perché questo schermo è molto bello ma è comunque piccolo, è abbastanza una prerogativa del mondo del RAW e del tipo di utilizzo che poi quel file ha bisogno di avere in post produzione. Quindi mi chiedo, perché non fare nulla in esterna e concentrarsi tutto quanto sull'interno, quando poi, ovviamente, nella vita vera nessun videomaker gira in ro? non passando da un monitor esterno e i vantaggi, ad esempio, di aprirsi a Blackmagic sarebbero stati giganteschi, sia perché DaVinci ovviamente lo digerisce molto meglio, e sia perché partivi già con una base molto buona e molto più conosciuta rispetto a introdurre un RAW completamente nuovo proprietario. Poi capisco la scelta e sicuramente a livello di marketing e comunicazione fa la differenza, ma nell'utilizzo pratico di tutti i giorni, dove già il RAW è già una cosa abbastanza skippabile su macchine di questo tipo, anche perché nella vita vera, in produzioni ibride dove ti compri una Z8, quindi che sei fotografo o maker, content creator eccetera. Il RO è veramente talmente tanto lontano dall'utilizzo pratico di tutti i giorni che un buon ProRes ma nemmeno un buon Lintra fa già la differenza e basta e avanza per fare dei contenuti social, no? Ovviamente, però, allo stesso tempo devo fare un plauso a Nikon perché per la prima volta ho trovato dei file veramente fighi. L'enlog è super colorabile, veramente, veramente figo. Nikon, tra l'altro, ha rilasciato anche un nuovo profilo di conversione scaricabile dal loro sito da inserire dentro qualsiasi programma di montaggio che restituisce dei colori veramente, veramente piacevoli. La macchina ha un buon dynamic range, dichiarato sui 14 reali, secondo me, verso i 12, ma si riescono a ottenere veramente dei bei risultati. E per la prima volta usando una Nikon, ho detto, si possono vedere veramente delle belle immagini anche anche lato video. Dato che su Z6 e Z7 erano veramente molto molto indietro coi tempi, soprattutto perché già solo affiancata da 73, vi faccio un esempio, risultavano davvero di un'altra epoca praticamente. Qui siamo di fronte a una macchina che per quanto mi riguarda a livello di qualità pura dell'immagine può competere benissimo con camere come la 74, la R5 e non parlo di FX3 e A7S3 per il semplice fattore ISO, ma comunque la qualità è veramente veramente buona, oltre al fatto che troviamo un oversampling dell'8 k sul 4k che per chi gira così può ottenere dei risultati veramente incredibili e in più potete fare l'8k a 60 fps Purtroppo, solo il RAW e questa roba qua non l'ho capita perché l'H265 è fermo a 25 fps. Un vero peccato. Parliamo però del problema del surriscaldamento che è venuto fuori. Ho fatto i miei test in un ambiente controllato: è vero, non in esterna. La macchina non ha ventole, ma è veramente molto grande. e Sicuramente, qui io, fossi stato in Nikon, avrei rubato a Panasonic l'idea delle ventole della S5, portando questo mirino a diventare effettivamente utile perché l'Umix su quel lavoro lì è stata incredibile e vorrei vederlo anche su macchine da 4.000 euro. Ecco, non solamente su Un'esclusiva Panasonic. Ma dati alla mano, noi siamo rimasti entusiasti, nel senso che la macchina si è sparata a sua bella ora e 45 in 4K25 su SD interna, dando però due segnali d'allarme. Il primo scatta lot warning per quanto riguarda la scheda, il secondo che arriva è invece il lot della macchina. La macchina era settata già con l'high temperature attivo e con l'SD V90 massime che utilizziamo sempre, della Kingston e anche della Prograde, quindi non abbiamo sicuramente problemi di rallentamento dal punto di vista delle. Schede, tuttavia dopo 50 minuti arriva il primo warning, dopo un'ora e 10 arriva il secondo. Benché poi la macchina alla fine sia andata dritta e si sia registrata per un'ora e 45 tutto quanto. Questo succede con lo schermo aperto, quindi la dissipazione del calore è maggiore, la macchina respira un po' di più e siamo riusciti a tenere questo tipo di registrazione. Probabilmente sarebbe andata avanti ancora per un po', ma la batteria è arrivata alla fine, e quindi vuol dire che comunque siamo intorno al massimo due ore, considerando che se l'attaccate via usb ci ovviamente scalda prima e quindi rischiamo magari che si. Interrompa anche prima. C'è un problema però principale secondo me. Il problema è che quando invece giriamo a schermo chiuso, praticamente tutto quanto si accorcia di 20 minuti. Abbiamo 20 minuti prima il segnale di warning della scheda e 20 minuti prima il segnale di primo warning per quanto riguarda il surriscaldamento della macchina. Il secondo problema qual è? È che questi segnali di warning è vero, sono utili per sapere quando la macchina effettivamente entra in controllo di temperatura. Ma il problema è uno, quando si spegne? Perché non parte un timer che ci dice fra 20 minuti la macchina si spegne. Partono questi segnali di warning. E voi capite che fare un lavoro con lunghe registrazioni e qualcuno dirà: Ma Simone, se vuoi fare lunghe registrazioni puoi comprarti una videocamera, sti cazzi, nel mondo vero non funziona così. Se dovessi fare una roba del genere con una macchina che dopo 40 minuti mi dà un segnale di warning e io sono lì appeso a sperare che quel segnale non faccia crollare la macchina c'è un problema di affidabilità. Quindi secondo me le cose da fare sono due. O Nikon decide che quel segnale di warning si attiva e a 5 minuti dichiarati la macchina si spegne, tu lo sai e ti prepari, oppure mi metti un timer che mi dice guarda che fra 20 minuti vado in controllo di temperatura e spengo la macchina. Perché altrimenti stai con l'ansia che da un secondo all'altro la macchina si spenga. E capite che su un lavoro, magari non lo so, mi viene in mente il podcast che abbiamo registrato l'anno scorso con Pringles, non puoi vivere con quell'ansia lì. È impossibile. Quindi spero che questa roba venga fixata con un prossimo firmware update per mettere o un timer o appunto un secondo controllo che dice guarda quando si attiva questa spia rossa. Spegni perché sto per crollare? Perché adesso c'è questa spia gialla e poi questa spia rossa che, però, comunque dura ancora una buona mezz'ora. E quindi qual è il senso? Ovviamente, poi con le CFB può durare un po' di più. Io ne avevo solo una da 64, quindi non potevo fare il test completo. Però diciamo che, secondo me, sotto questo punto di vista, bisognerebbe fare un lavoro di fino. Detto questo, ragazzi, due cose da sottolineare: autofocus pazzesco. Nikon su questo ha fatto veramente un bel lavoro. E in video funziona molto bene. Benché io debba fare ancora un po' di pratica a spostarmi nei vari menu, c'è veramente un lavoro di fino. La macchina segue qualsiasi cosa e lo fa molto bene, soprattutto con questo nuovo sistema di 3D Focus che Nikon ha implementato. E la seconda cosa è ovviamente sì, la macchina fa un sacco di cose, perché pensare di avere finalmente interni a una macchina del genere l'8K fa la differenza, specie a 60 fps, specie in RAW. Però ecco, mi piacerebbe un occhio di riguardo ai videomaker, un po' come mi ripeterò, ma come ha fatto Sony, cioè offrendo bitrate, offrendo il 420, il 10 bit, l'8 bit a discrezione mia personale. Come dico sempre, la scelta è alla base del lavoro che un brand dovrebbe fare e dare scelta agli utenti è. Prerogativa massima. Qui invece si è un po' limitati da quello che la macchina ti impone, benché ti imponga comunque un range gigantesco di possibilità. Per il resto, il lavoro è buono, la strada è buona. Siamo, è vero, di fronte a una macchina da 4.500 euro, una quasi ammiraglia. E indubbiamente Nikon ora ha da recuperare margini sulle macchine per tutti. Ma è un buon segnale, e sono contento che facciano delle scelte così sulle macchine che devono essere pensate per i professionisti per poi dare a chi spende di meno delle soluzioni Alternative, magari senza appunto. Il RO interno, l'8K, eccetera. Ma che a differenza, ad esempio, di Sony che mette su una macchina da 300€ funzioni che mancano sulle ammiraglie, preferisco che si facciano prima le ammiraglie e poi delle macchine a livello un po' più basso. Ecco, spero che e Nikon su questa roba qua è molto brava, tenga gli upgrade firmware costanti anche su macchine come questa. Ma Z9 è stata una bella speranza e credo che con lei continueranno a farlo. Bel lavoro anche sul log per quanto riguarda il Dualiso, che sta a 804.000. Spero che anche qui integrino l'update firmware della Z9, che per Permette finalmente di scendere sotto gli 800 ISO anche il log, ma comunque tutto sommato il lavoro fatto è ottimo. Vorrei un profilo colore come il Cineton o come il Cinestyle di Canon, o chiamatelo come volete, che permette di avere una color in macchina un po' più flat, ma non appunto il log, benché si colori veramente, veramente bene. Il lavoro è buono. Ora secondo me Nikon ha due cose da fare, cominciare a fare delle lenti fighe 1 4, tipo un 35, non sarebbe male e soprattutto fare una Z6 III ottimale togliendo la Z7 III, secondo me, dal mercato e non facendola più e comunicare un po' meglio queste macchine, perché la Z8 ce la siamo già dimenticata e nessuno ne sta parlando, benché abbia tanto da dire e benché comunque rimanga una macchina fotografica utile anche per i videomaker. Da videomaker non so se fare un investimento sulla Z8 per il semplice fatto che appunto mancano delle cose proprio di approccio basilare al lavoro di tutti i giorni, ma la strada è molto buona e sono certo che Nikon in futuro potrà cominciare a competere in un mercato dove c'è bisogno anche di queste pazzie ogni tanto. Detto questo, ragazzi, il video finisce qui. Spero. Che avete trovato un paio di informazioni. È una macchina super interessante. Provatela se potete. Vi ricordo, come sempre, che se volete acquistarla potete trovarla da Foto Diego. Vi lascio il link qua sotto in descrizione. Il nostro partner che ci supporta in tutte queste cose. Grazie Nico in Italia per essere tornata qui. È stato bello. Lei è una bella camera. Veramente, veramente figa. Fatemi sapere voi cosa ne pensate con un commento qui sotto. Come sempre, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto. Lasciate un like e seguitemi anche su Instagram. Dove, fra un po', ragazzi, qui le cose cambieranno. Ma non vi spoilerò nient'altro. Grazie mille e ci vediamo come sempre. Giovedì alle 18.30 con un nuovo video. Ciao!